momento dedicato alla scuola stiamo per collegarci con la professoressa Iliano Annalisa, che è la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Oriani Diaz. Buonasera Preside, grazie per la sua disponibilità. In questo periodo di Covid stiamo contattando i nostri ospiti così. Allora, non possiamo non parlare ovviamente del momento storico bruttissimo che stiamo attraversando e del ruolo, la scuola nella sua centralità chiaramente ha un ruolo importantissimo, ma tutti i problemi, le esigenze che si sono presentate di volta in volta sono ricadute su voi dirigenti. Ecco, qual è stato il vostro lavoro in questo periodo, come dirigenti scolastici ovviamente? Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Il nostro lavoro è stato rivoluzionato ed è stata veramente una rivoluzione copernicana, nel senso che ci siamo trovati catapultati in un ruolo che si è ingigantito, perché noi ci siamo sentiti da un lato proprio responsabili, a parte diciamo la responsabilità civile, penale, ma questo viene dopo, proprio la responsabilità personale di dover in qualche modo contribuire al contrasto al contagio e quindi alla pandemia. Quindi questo è stato un peso veramente grande che abbiamo sentito già dall'anno scorso, tutta l'estate scorsa. Così. Dall'altro ci siamo trovati proprio a dover fare una serie di lavori, anche tecnici, per i tracciamenti, il certificato di fine quarantena, ci vuole, non ci vuole, il tampone. Spesso a fronte di vari attori che non ci davano le risposte, che non ci danno ancora risposte chiare riguardo a procedure, diciamo a come gestire determinati processi. Certo. È stata la cosa più dura secondo me, proprio la difficoltà che peraltro capisco, perché anche gli amici ormai, perché siamo braccio fianco a fianco, braccio a braccio, lavoriamo con l'ASL, anche loro stanno in difficoltà, quindi non è una critica. È proprio la constatazione che ci siamo trovati tutti di fronte a un lavoro enorme, inatteso e completamente diverso. Da poi vi coinvolgeva a 360 gradi, perché dovevate occuparvi dei banchi, delle distanze, delle maniche, come ha detto lei. Il dirigente chiaramente in prima persona, anche se aveva la collaborazione di altri, era comunque il maggior referente. Anzi, a proposito di questo le volevo chiedere, proprio in questo periodo qual è stato il tipo di rapporto che lei ha avuto con i genitori, innanzitutto con i docenti e con gli enti esterni? Allora, sono diventati tutti rapporti delicati. Io dico la fragilità, oggi si parla sempre di fragile, docente fragile, alunno fragile, la fragilità è diventata proprio una cifra esistenziale in questo momento. Anche i rapporti sono diventati fragili, perché di fronte a problemi, a chi è positivo, a chi teme di esserlo, a chi sta in quarantena per i parenti, insomma per tutta questa casistica Covid, ci troviamo di fronte a genitori che spesso sono spaventati e chiedono a noi e poi proprio a me, al dirigente, chiedono non soltanto notizie, ma anche proprio sostegno, conforto. A volte ci scambiano anche per l'ASL, nel senso che ci chiedono anche notizie sui tamponi. Perché ci sta questo disorientamento, questo senso di, come dire, di difficoltà in cui si cerca l'istituzione. E in questo la scuola ha dovuto strafare, ha dovuto anche andare a fare un lavoro che non era il suo, però era giusto che lo facesse. Io ho fatto una cosa che adesso la farà sorridere e farà sorridere anche i miei colleghi. Io ho creato una chat con i genitori, cioè cosa che in altri tempi sarebbe stata una cosa proprio a dire mi voglio massacrare e autolesionare. Vero, da insegnante anch'io, condivido. Quindi lo sa bene che è successo. Allora, perché l'ho voluto fare? L'ho voluto fare per far sentire questa vicinanza. E devo dire che tranne qualche piccolissima eccezione che è quasi, come dire, fisiologica, i genitori hanno capito il sacrificio, no, di aver fatto questo, perché significa dare il mio numero a tutti, avere un contatto quotidiano con decine di persone. Però loro hanno capito il sacrificio e si sono comportati bene, sono stati, come dire, politicamente corretti e anche hanno seguito una netiquette proprio, diciamo, di WhatsApp, se possibile. E questo però mi ha permesso, e questo è successo già l'anno scorso, quando abbiamo fatto questa cosa, già a fine anno scolastico scorso, mi ha permesso di capire meglio i problemi. Non è, voglio dire, non è un modello esportabile perché è troppo faticoso, però mi ha permesso di entrare in certe logiche che probabilmente prima mi sfuggivano, proprio quella difficoltà materiale, proprio terra a terra, però che a volte tu non percepisci quando sei dietro una scrivania, che è appunto quella del certificato, il medico, e questo e quello.
E quindi è stato, ripeto, un'esperienza, una decisione difficile, un'esperienza faticosa, però bella, perché ci ha uniti. Loro sanno che se hanno un problema hanno un contatto diretto con me. Certo, come ha detto lei, è un'esperienza quasi unica, sarei dire, perché non so, però le fa molto onore, perché non è da tutti dare la propria disponibilità in questo modo, con un numero di telefono personale, soprattutto in questo momento di Covid. Anzi, sempre a proposito di Covid, non posso non parlare della DAD, questa didattica a distanza che per fortuna c'era, per molti versi, ha avuto dei vantaggi enormi e guai se non ci fosse stata, però anche degli svantaggi, nel senso che è venuto meno il contatto umano e soprattutto quella componente psicologica molto importante per gli alunni in crescita e anche perché per tanti alunni è stato anche faticoso stare lì seduti per ore, soprattutto quelli più piccoli, e non avere a fianco il compagno e il rapporto diretto con gli insegnanti. Ecco il suo parere su quest'altro aspetto di questo momento. Allora, la DAD, meno male, come ha detto lei giustamente, meno male che c'era e meno male che ci siamo attrezzati in modo relativamente veloce. Devo dire che la DAD ha significato un sacrificio enorme soprattutto per gli insegnanti. Io riconosco questo sacrificio degli insegnanti, dei miei, ma di tutti gli insegnanti italiani, alcuni dei quali non avevano neanche questa dimestichezza con questo schermo, Certo. no? Io ho insegnanti anche abbastanza avanti con l'età, che con grande fatica, ma con sacrificio, con forza, comunque sono riuscite a stabilire questo contatto, perché la DAD è prima di tutto un contatto. Per l'infanzia si parla infatti, no, di legami educativi a distanza, cioè al di là di quello che di didattica si deve fare, è importante non lasciare soli i bambini, gli alunni, ma pure i ragazzi, in questo momento, in questo che è stato un momento così lungo e così difficile. Quindi la DAD prima di tutto contatto, in secondo luogo didattica, perché all'inizio ci siamo mossi un po' impacciati, ma poi la DAD è diventata un'ottima didattica e lo dico pensando agli insegnanti, ma anche vedendo come hanno lavorato gli insegnanti di altre scuole, cioè proprio gli insegnanti si sono attrezzati bene, non è che hanno fatto una cosa, vabbè, tanto per, sono partiti per dare un supporto, soprattutto morale, affettivo. Ma poi, nel corso soprattutto di questo anno, hanno utilizzato la DAD come uno strumento proprio di didattica vero. E questo forse rimarrà, no? Questa possibilità di usare questa modalità, Certo. che comunque dà un qualche cosa in più. Poi, detto questo, siamo tutti d'accordo che la DAD è stato un male necessario. Nessuno di noi si sognerebbe mai di fare lezioni solo in DAD, perché la relazione educativa è tutt'altro. E meno male che c'era, speriamo che presto non servirà più. Bene, bene. Presidente, ancora domanda. Adesso si parla del piano scuola estate, no? Magari lei stessa lo spiegherà a chi ci segue, lo farà lei meglio di me, ma soprattutto il suo parere, lei pensa che è fattibile ed è possibile questa apertura della scuola verso l'esterno, questo mondo che poi dovrebbe collaborare con la scuola stessa? Io sono molto scettica. Ho molte perplessità. Intanto le dico subito che ho fatto già un piccolo sondaggio, appunto grazie alla chat di cui primo, e i genitori hanno detto: Presidente, ma non esiste proprio che mandiamo i bambini a scuola, stiamo facendo il sacrificio di portarli a scuola con grande paura, perché comunque abbiamo positivi e tracciamenti tutti i giorni, non Certo. due sì e uno no. Quindi molti di loro hanno richiesto la didattica a distanza per una fragilità più o meno reale, proprio perché hanno paura di portare i figli a scuola, quindi figuriamoci se li portano per fare un'attività non proprio necessaria. Quindi questa è la prima considerazione, la paura dei genitori. Seconda considerazione, il problema dei contagi, perché io non sono dell'idea che un decreto legge non ha decretato la fine della pandemia, a meno che il virus non sa leggere i decreti legge. Cioè la pandemia non è finita perché adesso ci sta la riapertura, purtroppo, e lo dico proprio perché ci sto in mezzo quotidianamente. Quindi il problema dei contagi diminuirà, grazie a Dio sta diminuendo, ma ci sarà anche l'estate. E poi in estate con quali gruppi? Noi adesso siamo molto attenti ad avere gruppi classi, gruppi sezioni, a non mescolarli tra loro, a mandarci sempre gli stessi insegnanti, facciamo salti mortali, sempre col sacrificio degli insegnanti per non far spostare più insegnanti su più classi se qualcuno è assente. Veramente ci stiamo attenti. E poi in estate tutti insieme appassionatamente. Non la vedo praticabile questa cosa. Prego, Senza considerare prego. cosa?
No, prego, prego, non la voglio interrompere. Dicevo che senza considerare poi il fatto che gli insegnanti non ce la fanno più. Ma io non ho veramente, adesso andrò in collegio docenti la settimana prossima, ma io presenterò la circolare del ministero, ma non posso fare proprio la domanda, per piacere, datemi la vostra disponibilità, come avrei fatto in altre occasioni, come si fa per i PON, in cui si invitano gli insegnanti a dare una mano. Certo. E non mi sento di chiedere questo ulteriore sacrificio, loro sono stremati, anche noi dirigenti lo siamo, ma io capisco proprio la fatica proprio degli insegnanti. Quindi, onestamente, date dette tutte queste cose, non la considero una cosa fattibile, no. Ha detto bene, gli insegnanti sono stremati perché oltre a svolgere il loro lavoro in DAD erano a loro volta anche loro genitori e quindi avevano il problema di questi figli a casa, magari a volte ce n'era più di uno da seguire nei loro vari gradi di livello della scuola. Comunque noi siamo quasi in chiusura, Preside, il rientro magari com'è stato? È stato faticoso? Si è tornati così con la più grande semplicità perché i ragazzi poi si adattano subito, non certo voi avete dovuto riordinare tutto, no? Allora, il rientro è stato facile, dico la verità, perché avevamo già collaudato un sistema di orario sia, come dire, in presenza che a distanza, perché avevamo tutti gli orari già predisposti, eravamo organizzati, quindi non è stato difficile, né organizzativamente né, come dire, emotivamente, perché c'era la gioia di rivedersi. I primi giorni i bambini piangevano dalla gioia, è stata una cosa emozionante, i bambini soprattutto della scuola primaria. Cioè, mi venivano vicino, mi abbracciavano, anche, no, e dicevano dobbiamo essere distanziati, ma quelli non se ne importavano proprio del distanziamento, cioè questo affetto forte, appena rientrati, proprio si vedeva che erano felici e quindi questo veramente è stato bello e emozionante. Speriamo che non ci, insomma, che, almeno di concludere quest'anno Speriamo, speriamo. Preside, io la ringrazio per la sua disponibilità e speriamo di in presenza. Grazie. incontrarci ancora in un momento in cui questo Covid ci avrà lasciato. Va bene? Di continuare. Grazie e complimenti per il suo lavoro. Grazie, Preside. Buonasera.